Ci alziamo in piedi e accogliamo i sacerdoti celebranti cantando Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. A nome del santuario do il benvenuto a tutti voi, numerosi qui radunati ai piedi della Vergine di Fatima. Un benvenuto anche, un saluto anche a quanti ci seguono e sono numerosi attraverso i mezzi di comunicazione. Sono presenti questa mattina vari gruppi. Innanzitutto un gruppo di diaconi proveniente da Roma, un gruppo guidato da Don Di Lorenzo, parroco di Puglianello, diocesi Cerreto Sannita, il gruppo di Don Isidoro Paolo Crespaldi, parroco di Val Madrera di Milano, il gruppo di Don Antonio Pitetto formato da due gruppi, uno proveniente da Salerno, l'altro da Benevento, e poi il gruppo numeroso proveniente da Porto Santa Rufina, guidato da Sua Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzza, che presiede questa Eucaristia. Celebreremo la messa in onore del Cuore Immacolato di Maria, ma teniamo presente anche la santa che la Chiesa oggi venera, Santa Teresa di Calcutta, molto devota, era molto devota di Nostra Signora di Fatima ed è venuta qui 43 anni fa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia sorelle e fratelli con tutti voi. Certamente il Signore, il Dio della speranza, sarà con noi, ma perché questo sia sempre più forte e incisivo nella nostra vita ci rivolgiamo al Cuore Immacolato di Maria. A questo cuore tenerissimo e materno rivolgiamo il nostro sguardo e il nostro pensiero. Per celebrare degnamente la Divina Eucaristia chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Preghiamo. O Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro di Giuditta. In quei giorni tutto il popolo era oltremodo fuori di sé e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: «Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo». Ozia a sua volta le disse: «Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero, il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di Dio. Dio, faccia riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe e hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo esclamò: «Amen, amen». Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: «Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente». Parola di Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato a mani vuoti ricchi. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Beata, o Vergine Maria, che hai portato in grembo il Figlio dell'Eterno Padre. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Dopo tre giorni, i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Gloria a
le parole che il popolo di Israele rivolge a Giuditta, oggi noi le rivolgiamo con forza a Maria, elogiando il coraggio di impegnarsi come ha fatto Giuditta per il bene della comunità. Lo ha fatto lei, ma lo fa anche Maria, che ha accettato subito, prontamente, di collaborare all'opera della redenzione per la salvezza del popolo. E il canto del Magnificat che la Chiesa mette sulle nostre labbra tutte le sere durante la preghiera dei Vespri esprime proprio questo senso di solidarietà a soccorso di Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Ma lo fa anche quello di mettersi con coraggio al servizio della comunità, chiunque sceglie di prestare la propria opera, il proprio contributo, la propria responsabilità, diventando corresponsabile nella comunità cristiana accanto ai pastori per l'annuncio del Regno di Dio. Occorre però un cuore libero per accettare di entrare in un'alleanza impegnativa, come è stata quella di Yahweh con il suo popolo. E solo un cuore purissimo e casto, come quello di Maria, può accettare di rispondere sì, avvenga secondo la tua parola, alla proposta di essere strumento della nuova alleanza che suo figlio nel sangue, con il suo corpo, renderà l'alleanza della salvezza. Solo un cuore che, come diceva Giovanni Paolo II, cerca veramente la pace, di cui abbiamo una necessità estrema in queste ore, in questi giorni, in questi mesi, solo un cuore che cerca veramente la pace può comprendere che cosa significhi compiere ogni giorno la volontà di Dio anche a costo di enormi sacrifici. Per Giuditta non fu facile fare quello che ha realizzato. Per Maria non è stato semplice. Ha dovuto superare il dubbio, la resistenza, il pregiudizio della sua gente, il dubbio di Giuseppe e poi il dolore grande nel vedere che suo figlio veniva torturato orrendamente in quel modo, oltre ad essere rifiutato. Solo il cuore dei tre pastorelli poteva essere invaso dalla luce di Maria e solo un cuore così, assolutamente libero, oggettivamente puro, realmente disposto a seguire le parole del Signore, poteva credere a ciò che stava avvenendo, a ciò che straordinariamente entrava nella loro vita. E abbiamo ascoltato dal Vangelo che Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Ed è questo l'insegnamento che credo che ciascuno di noi prende oggi in questa festa del Cuore Immacolato di Maria, pensando anche alla testimonianza di Teresa di Calcutta, alla sua libertà assoluta, alla sua libertà da ogni condizionamento, al coraggio con cui affrontava anche i potenti della terra pur di aiutare i poveri e soccorrerli nella loro debolezza. E allora si tratta di imparare a conservare in un cuore puro, un cuore che sa guardare la profondità della vita, le meraviglie di Dio, come ci ha detto il Vangelo. Credo che l'insegnamento che portiamo oggi da questa parola è quello di imparare a custodire con rispetto, con amore e anche con intelligenza della fede, gli eventi, i segni, ma soprattutto le parole che il Signore ci manda. E guardate che il valore della custodia del cuore è un valore che significa che dobbiamo serbare e meditare, che dobbiamo comprendere ciò che Dio ci chiede e ci offre, ma anche ruminare la sua parola, secondo l'antico uso dei padri del deserto, che dobbiamo lodare il Signore, ma lo dico con grande preoccupazione, perché credo che sia urgente, dobbiamo anche imparare a dare spazio al silenzio, perché solo nel silenzio, così difficile e raro in questo nostro tempo, si può dare spazio alla misericordia di Dio. Per questo nella preghiera chiediamo che possiamo custodire nel cuore i tesori della grazia del Figlio di Dio. Credo che questi siano momenti in cui dobbiamo esprimere una grande gratitudine per le ore di pace, di bellezza e di condivisione che viviamo qui a Fatima. Possiamo sperimentare molto da vicino, in un modo unico, la concretezza dell'amore di Dio. Penso a Francesco che diceva quanto era bello stare con il Signore e che in qualche modo rimandava il rosario con le sue compagne di avventura perché doveva pregare da solo, secondo le indicazioni della Madonna. Dobbiamo imparare a lodare Dio
per quello che viviamo ogni sera qui, l'universalità della Chiesa, l'integrazione tra i popoli, in questo momento in cui è facile dire tornino a casa loro e abbandonare i migranti nel mare, dimenticare che ci sono milioni, miliardi di persone che cercano libertà, che cercano salvezza, che cercano una prospettiva di vita, e allora integrare i popoli e vedere l'universalità della Chiesa è la risposta a questo grido che sale dal popolo di Dio, anche da quelli che non conoscono direttamente il Signore, ma sanno che c'è qualcuno che li ama e che vuole bene alla loro vita. E tutto questo facciamolo nella perenne intercessione e nell'amorevole custodia del cuore di una mamma che sarà sempre al nostro fianco. E allora anche noi diciamo a lei: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu sei il vanto del nostro popolo, tu sei l'onore della nostra gente, perché tu sei la madre che ci accompagna a incontrare la salvezza in Cristo Gesù, nostro Signore. Ed ora, sorelle e fratelli, rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo che nel cuore immacolato di Maria ci ha dato una sorgente di luce e di speranza nel nostro cammino quotidiano, e per questo diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché la Vergine ci dia il gusto della parola di Dio, perché attraverso la lettura e la meditazione dei testi sacri incontriamo Cristo e il suo amore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la Vergine preservi l'umanità dalla paura e dalla violenza e conceda la pace al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la Madonna ci aiuti ad essere uomini e donne disponibili verso le necessità dei fedeli, capaci di autentico affetto e attenzione verso gli altri. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le coppie in difficoltà, con l'aiuto della Vergine ritrovino la concordia e il dialogo e sappiano nutrirli con la preghiera e i sacramenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché sull'esempio di Maria anche noi portiamo Gesù nel nostro cuore per annunciarlo con la vita a tutti coloro che incontriamo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché si diffonda la devozione alla Madre di Dio, perché la purezza sia considerata e vissuta ancora come virtù. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Dio, che dall'eternità hai scelto Maria come vaso eletto dei tuoi doni, fa che, seguendo il suo esempio, siamo sempre docili a cercare e a compiere la tua santa volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Il pane e il vino che noi presentiamo
questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, come potrebbe la carità di Dio rimanere lui? Preghiamo, sorelle e fratelli, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Rimane questo sacrificio alla gloria del suo per il bene nostro. O Padre, guarda con bontà i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sì. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente, cosa buona e cosa giusta, è un dovere gioioso ed è fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto, un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della resurrezione. E perciò noi, con tutti gli angeli e i santi, proclamiamo con grande gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Giuseppe, il Vescovo Gianrico che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta, Santa Teresa di Calcutta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, ci rivolgiamo al Padre della tenerezza con le parole che Gesù ha messo nel nostro cuore e sulle nostre labbra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura e da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede di tutta la tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco Gesù, colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Maria custodiva in sé tutte queste cose e le meditava nel suo cuore.
Signore, alleluia.
Preghiamo. O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora benediciamo gli oggetti religiosi e i rosari che avete per la vostra preghiera, per la preghiera dei vostri amici. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio buono e onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria ai tre pastorelli in cova di Ria. Ave, ave, ave Maria. Yeah.